Svolge interamente in Puglia questa settima frazione del Giro Donne, la più lunga, oltre 130 km da Andria a Castel del Monte. Sarà il vento, ma non solo, sarà anche il tratto conclusivo che porta lassù all'arrivo di Castel del Monte a far la differenza in questa tappa dedicata sicuramente alle passiste scalatrici.